Intanto voglio farvi sentire una diagnosi molto dura, molto estrema, Norma Rangieri, di uno forse dei grandi della cultura italiana, dei grandissimi della cultura italiana, Mario Monicelli. Sentiamolo. Gli italiani, gli intellettuali, noi giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi. Sì. Un po' pavidi. Sono sempre stati, sono stati 20 anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. L'avete visto? Sì, quello che ha combinato. Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero, ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il Mussolini ha sempre ragione, lasciavano lavorare, tutti stavano buoni e zitti. E gli italiani di allora assomigliano anche agli italiani di adesso? Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo, sono un lavoratore, sono diventato miliardario, vi farò diventare tutti milionari, benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno, gli italiani sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro e poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi le piccano a testa sotto, questo è l'italiano. Quindi il ritratto di Gassman e Sordi della Grande Guerra non è tanto distante dai ritratti degli italiani che abbiamo a fianco in questo periodo? Sì, in certo senso, però c'era una loro spinta personale, un orgoglio, una dignità della persona più che della... Che noi abbiamo perso. Perso, sì, completamente. Sì. Ormai tutti siamo tutti pronti a nessuno si dimette, tutti pronti a chinare il capo, pronti a mantenere il posto, di guadagnare, a sopraffarci, a intrallazzare. Uno se la prima cosa che fa è di mettersi d'accordo con un altro per superare le difficoltà, non c'è nessuna dignità da nessuna parte. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio io lo saprei, ma lasciamo andare. Non sento speranza nelle sue parole, maestro. La speranza di cui parla è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete il vostro riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà, tanto perciò adesso state buoni, ci sarà l'aldilà. Così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, sì, state buoni, vanno a casa e stanno tutti buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda. E come finisce questo film, maestro? Come finisce? Non lo so, finisce... Ma io spero che finisca in una specie di, quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto, meno che in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto. Sono 300 anni che è schiavo di tutti. E quindi... Se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici, se no va dalla malora per come sta andando, ormai da 3 generazioni. Vediamo quello che succede fuori, vediamo cosa succede fuori, ecco qui, questa è la piazza, grazie Bologna! Grazie Bologna, questi sono gli abbonati della RAI che vogliono la loro azienda. Grazie Bologna.